fossoli chiusi nel campo di concentramento. Sceso, preso il numero, tagliati i capelli, bagno, visita, preso la roba data e libero, dentro il campo. Fra tutti si era 2000, tutti paesani, sempre a parlare del nostro avvenire. Nel giorno della memoria, nella sua Sansepolcro, è stata attribuita alla memoria di Fosco Guerrini la medaglia d'onore del Presidente della Repubblica. L'importante riconoscimento è stato consegnato al nipote Andrea Guerrini, che nel suo libro Il giorno dell'inganno ha raccolto l'importante testimonianza della drammatica esperienza vissuta in prima persona dal nonno. 8 giugno 1944, da Sansepolcro partono circa 30 concittadini, rastrellati tra San Giustino Umbro e la città Biturgenze. Sono civili principalmente, catturati nell'età dai 16 ai 24 anni, fra loro il maestro Fabbrini, che invece ne aveva 50, verranno deportati a Mauthausen in Austria, dove poi alcuni di loro moriranno. Mio nonno era fra alcuni di questi concittadini e si salverà grazie al suo lavoro, perché lui era un tipografo e questo lavoro per il regime nazista era utile, e fu impiegato in un'azienda di Linz dove riuscì quindi a riportare a casa la vita e a far nascere mio padre, quindi a me. E la memoria è importante, ma in ogni caso anche oggi, se ci pensiamo, mio nonno è morto 19 anni fa e oggi questa medaglia alla memoria è un modo nuovo per esercitare questo importante argomento. E quindi per qualsiasi cosa, poi la memoria è importante, non solo per questi eventi storici qua. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del comune Biturgenze. Ospiti onore delle celebrazioni sono stati i giovani. Man mano che i testimoni della storia vengono meno per ragioni ovviamente anagrafiche, noi dobbiamo fare in modo che i giovani si appropino con il cuore di queste memorie, con un monito che non siamo avulsi da pericoli di questo genere, perché seppur non da noi, non vicino a noi, ma lontano nel mondo, avvenimenti del genere continuano a succedere.